Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale. Partiamo immediatamente con i dati della pandemia, pandemia che sta continuando a diminuire e difatti il numero dei positivi ad oggi è di 75. Veniamo a un punto dolente che sta tenendo banco in questi giorni a Fagnano, la situazione dei cantieri, o meglio la situazione del cantiere Galfra. Siamo tutti consapevoli di ciò che sta accadendo, che alcuni alberi sono stati abbattuti rispetto a quelli che erano stati annunciati. Alcuni di loro sono stati abbattuti dopo una perizia dell'agronomo che ha stabilito che per motivi di sicurezza non potevano stare in piedi perché rischiavano di cadere anche di fronte al temporali o a vento forte. Detto questo, la Giunta ha fatto uno step successivo, ha approvato un atto di indirizzo per la riprogettazione dell'intero parco. Quindi tutte le piante che sono state abbattute dall'inizio dei lavori ad oggi verranno ripiantumate. Tutta l'area sarà resa più bella, vivibile e sarà valorizzata, anche come richiesto dalla mozione approvata in Consiglio Comunale. Quel parco tornerà a essere sicuramente un luogo attrattivo per i fagnanesi rispetto a quanto è stato fino ad oggi. Voglio ringraziare gli alunni della scuola primaria Salvatore Orru, della classe 4B e la loro maestra Rosy Perin. Mi hanno scritto una mail per invitarmi ad andare a incontrarli nella loro classe. Settimana prossima andrò da loro per raccontare la mia esperienza da sindaco. Partiamo con le informazioni riguardo agli appuntamenti della settimana. Tutti questi si concentrano molto su sabato, quindi sabato 19 alle ore 8:30 presso l'Aula Magna delle Scuole Salvatore Orru ci sarà il convegno organizzato dal CRT dal titolo Il teatro nella scuola. Alle ore 16 in Aula Magna Benvenuto Piazza invece le votazioni per il nuovo consiglio direttivo della Proloco. Sempre in Aula Magna, ma alle ore 21, la presentazione del libro di Laura Orsolini, Il ladro gourmet. Sabato e domenica sono anche le ultime due giornate della mostra dal titolo Maschere all'interno dello spazio Optimum di Via Patriotti. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana e al prossimo video.